presentiamo il futuro. Con questo slogan Volvo lanciava nel 1993, poco più di 30 anni fa, la serie FH, sostituta della serie F. In quel preciso momento cominciava l'avventura di un modello, l'FH, che avrebbe profondamente segnato la storia del marchio svedese. Un modello che, senza mai smarrire le prerogative del marchio, in primis la sicurezza, avrebbe nel tempo, negli anni, costantemente alzato l'asticella della qualità, del rendimento e dell'efficienza, implementando tutta una serie di importanti migliorie. Tra le ultime voglio ricordare il ritorno al turbo compound, ma anche una serie di chicche tecnologiche quali l'iSave, una soluzione che per le missioni a lungo raggio consente di ridurre il consumo del carburante. E poi anche l'IC, un vero e proprio profeta della strada, che ottimizza cambi di marcia e velocità in funzione della topografia del percorso. Adesso, 30 anni dopo, Volvo presenta FH Aero, evoluzione di un modello di grande successo, con il quale il marchio svedese sembra volerci dire ancora una volta: vi presentiamo il futuro. Aero. Già dal nome si capisce quello che è stato il focus per lo sviluppo di questo nuovo prodotto in casa Volvo, l'aerodinamica. Da dove nasce questa esigenza? Nasce dalla nuova normativa europea del 2019 che consente di allungare la combinazione totale del veicolo per motivi aerodinamici. Cosa è stato fatto in casa Volvo? Si è deciso di allungare con questa protuberanza frontale di circa 240 mm, ha consentito di raccordare meglio la parte frontale con la parte laterale, andando ad addolcire quello che è lo spigolo frontale del veicolo, e questo a sua volta permette all'aria di scorrere più vicina rispetto alla fiancata del veicolo, andando ad eliminare la creazione di vortici. Altro importante contributo all'aerodinamica è il CMS, il Camera Monitor System, un nuovo sistema di visione della parte posteriore del veicolo che è stato sviluppato sia per migliorare quello che sono le caratteristiche di efficienza energetica del veicolo, ma anche per andare a migliorare la sicurezza, altro fondamentale pilastro nella filosofia Volvo. Tutto ciò permette un miglioramento in termini di efficienza energetica e di consumo carburante fino al 5%. Aerodinamica non solo in termini numerici, ma anche in termini stilistici. Per esempio, vediamo il nuovo logo Volvo con un design più minimal, più svedese, che viene rilocato nella parte bassa del veicolo per dare un'idea di maggior presenza su strada e di maggior dinamicità. Viene anche evidenziato da questa nuova calandra con effetto tridimensionale che cattura la luce in modo particolare. Lo spostamento del logo verso il basso ha permesso di liberare questa zona nella parte alta più visibile, più nobile del frontale del veicolo, da lasciare ai clienti per un'eventuale personalizzazione o customizzazione. Ma Volvo FH Aero, più che raccontarlo, bisogna viverlo, bisogna guidarlo. Ebbene, noi l'abbiamo provato. Un test e una prova, quella con il Volvo FH Aero, che ci ha consentito di toccare con mano quelle che sono le qualità e le doti del pesante stradale del marchio di Göteborg. Quali in particolare? Beh, accomodandoci all'interno della cabina, senz'altro è apprezzabile l'insonorizzazione, l'atmosfera veramente di grande calma e tranquillità che si combina con un interno veramente ben organizzato. La cabina del Volvo FH Aero è spaziosa, molto funzionale e soprattutto ben organizzata. Nessun rumore, nessuna vibrazione si trasmette all'interno, e anche il motore di 13, molto silenzioso, non riverbera nessun tipo di rumore.
la catena cinematica, abbiamo parlato del motore, ebbene il motore dialoga veramente alla perfezione con il cambio. Il cambio è il famoso, il gioiellino iShift, un cambio che non lascia percepire un cambio di marcia né in inserimento né in scalata. Insomma, la sensazione è che ancora una volta Volvo con FH Aero abbia fatto centro, e a dire la verità, più che una sensazione è una certezza dettata da che cosa? Dal nuovo record stabilito sul percorso del super test di Vadetorno da FH Aero, che ha realizzato una percorrenza di 4 km e 290 metri per ogni litro di gasolio consumato. E allora sì, possiamo dire con Volvo che FH Aero è il camion più efficiente di sempre nei consumi. We'll be right back.